Il fondo edifici di culto, FEC, ha sede nel Palazzo del Viminale, edificio costruito nei primi anni di Roma Capitale, sopra il monastero di San Lorenzo, convento soppresso e poi abbattuto nei primi anni del Novecento. Il fondo edifici di culto è istituito con la legge 1985 numero 222 ed è l'ultimo erede di tutti quegli enti che si sono succeduti a partire dall'unità dello Stato italiano nella gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi al momento dell'unità d'Italia. Il patrimonio che gestisce è costituito da oltre 830 chiese. Queste chiese sono di un'importanza fondamentale, storico, artistica, di culto e culturale. Il FEC ha come finalità istituzionale la conservazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di queste chiese e delle opere in esse custodite. Il FEC oggi rappresenta soprattutto una sfida culturale per il Paese e sotto la spinta del ministro Lamorgese questa cultura del FEC sta diventando patrimonio di tutti. Le centinaia di chiese, le opere d'arte, il fondo librario, tutte le opere custodite nelle chiese stanno diventando davvero patrimonio per la popolazione italiana. Spesso non si conosce questo patrimonio, però è importante che le nuove generazioni conoscano davvero cosa si cela dietro ogni opera d'arte che il FEC custodisce, valorizza, anche i rapporti proficui con il MIBAC rappresentano una ulteriore incentivazione a fare meglio. Le opere d'arte sono davvero la cartina di tornasole della nazione Italia. Il FEC oggi, a mio giudizio, rappresenta una leva non indifferente per lo sviluppo del Paese in termini di bellezza, in termini di contagio della bellezza, in termini cioè di un'azione capace di scuotere. Tanta bellezza che il Ministero dell'Interno riesce a valorizzare, a custodire, a promuovere, è una bellezza che si pone al servizio del Paese. Il Ministero dell'Interno, in particolare il Fondo Edifici di Culto, amministra in tutta Italia un migliaio di chiese e un centinaio solo a Roma. È compito della soprintendenza esercitare l'alta sorveglianza sui lavori che vengono effettuati di manutenzione e di restauro in queste chiese, ma è la stessa soprintendenza che realizza e progetta questi restauri, si occupa anche di tutta la parte amministrativa, restauri che vengono poi finanziati dal Fondo Edifici di Culto.